Non lo so, prendiamo ad esempio Bitcoin. Io conosco due categorie di persone, no? Quelli che amano Bitcoin e quelli che odiano Bitcoin. Quelli che amano Bitcoin e quelli che odiano Bitcoin. Però siete d'accordo che se cambiassero i fatti riguardo a Bitcoin, entrambe le categorie dovrebbero cambiare la loro opinione? Tu ti sei fatto un'opinione in base ad alcuni elementi. Se io ti cambio quegli elementi, se facciamo finta da domani, se dico la parola bicop, mi si esplode il cellulare, dico cardà, entra la polizia, mi arresta per tutta la vita e mi massacra la famiglia. Cioè, a quel punto cambierò opinione su Bitcoin come possibilità di investimento. E al contrario, nel momento in cui la maggior parte delle aziende domattina decidesse di mettere il 3% della propria cassa dentro a Bitcoin e quello oggetto lì diventa una riserva di valore che ha più valore dell'oro e quindi vale 10 trilioni e passa, a quel punto come investitore dovrai cambiare opinione perché sono cambiati i fatti. Poi, dall'altro lato, uno potrebbe dire no, ma io ho un'ideologia a prescindere. Ah, benissimo, io vi faccio un esempio. Quando è partito internet, io mi sono innamorato di internet, ma mi sono innamorato della possibilità di non avere gli intermediari, di non avere la internet LTD che decide se io posso fare qualche cosa o meno. Mi sono innamorato di un'idea di comunicazione più libera, più democratica, di un accesso delle persone che di solito non hanno accesso all'informazione, alla comunicazione, all'intraprendenza. Questo era l'ideale, i valori, però questo era agli inizi. Oggi, se io guardo internet, i fatti sono molto diversi. I fatti sono che noi viviamo con un oligopolio tecnologico che a me piaceva all'inizio, a me piaceva quel mondo tech all'inizio, però oggi non mi ci ritrovo più. Se dobbiamo avere 7 aziende, 10 aziende che controllano tutto quanto, privatizzano gli utili per socializzare le perdite, questo non mi sta bene. Non mi sta bene essere controllato, sorvegliato, monitorato, che uno decide se aprire il mio rubinetto o meno, perché torniamo esattamente con gli stessi problemi, ad esempio, che c'erano pre-internet con pochi soggetti che avevano le leve di tutto e decidevano: tu lavori, tu no, tu sei bravo, tu sei cattivo, tu hai una possibilità e tu non ce l'hai. Allora, a me non piace, in quel caso cambiano i fatti, cambia il mio comportamento, oppure non cambio la mia opinione, dico no, io voglio quell'internet lì e mi batto per portare quell'internet. Chiamo Edward Snowden e dico: Edward, vieni in piazza con me a Brighton, anzi sul pier, sul molo di Brighton, andiamo e combattiamo per la libertà, vinceremo noi, anzi no, però almeno una birra ce la facciamo, Belen. Però se penso a come si comportano le persone o come mi comporto io in primis, anche se cambiano i fatti, noi non cambiamo opinione. Perché in un qualche modo le nostre opinioni sono la boule dell'acqua calda della nostra identità. È vero, no, una roba del genere. Sono opinioni a cui siamo affezionati, ce le ripetiamo magari per anni, per 40 anni, ti sei ripetuto le tue opinioni e le hai dette anche agli altri. Allora non puoi più tornare indietro, no? La tua coerenza, tutti i tuoi bias cognitivi entrano in gioco e ti forzano a restare nelle tue opinioni. Il mondo è cambiato, i fatti ora che hai davanti sono completamente diversi, ma tu continui a pensarla. Un esempio stupido è quello del vino, che a me colpisce sempre. Qua in Inghilterra, con il cambiamento climatico, che è un dato di fatto, perché prima faceva più freddo e oggi fa più caldo, qui c'è un cambiamento evidente, il vino si può fare in modo molto migliore. Infatti molti adesso comprano le terre qui intorno per la tipologia del terreno e perché il clima adesso lo permette, e allora si comincia a avere un vino migliore in Inghilterra. Ma quando sono arrivato, per anni ho detto: ma il vino inglese fa ridere, fa ridere, fa ridere. Poi però cambiano i fatti e tu cambi opinione, provi un bollicine qua ed è assolutamente un vino decente. In conclusione, com'è che diceva il saggio? Ogni volta che i fatti cambiano, io cambio la mia opinione. Perché tu invece che fai?